Come lo scorso anno, tre new entry ed uno soltanto con una corsa alle spalle compongono la quadriglia che domenica prossima effettuerà la corsa della Madonna che scappa. Si tratta di Fabrizio Filippi, Alessandro Petaccia, Antonio Liberatore e Carmine Di Cintio. Filippi è l'unico con esperienze per aver già corso nel 2012. Cinque in totale le quadriglie candidatesi per la corsa. Quella estratta dalla mano della piccola Sara è stata la numero 5. L'annuncio è stato accompagnato da un'esplosione di gioia. Allora Sara, prendi un bussolotto, una pallina, va bene? Grazie Sara. Come dire, nelle tue mani è affidata la corsa, va bene? Signori, quest'anno la quadriglia che avrà l'onore e, perché no, l'onere di far correre la Madonna è composta da Filippi Fabrizio, a Fabrizio Filippi il compito di dare le indicazioni precise agli altri che sono new entry per quanto riguarda la corsa della Madonna che scappa. Innanzitutto, quali sono le emozioni tue in questo momento? Sei stato chiamato nuovamente a questo compito davvero importante. Sì, c'è sempre una grande emozione, infatti loro sono sì, fra virgolette, giovani, ma sono sempre confratelli che sono stati molti anni a frequentare la confraternita, hanno vissuto anche loro un po' tutti i ruoli della confraternita. Mia è la corsa del 2012, un'unica corsa, però sono sicuro che ci metteremo il massimo dell'impegno per portare avanti tutta la corsa fino in fondo. Grazie, allora conosciamo gli altri tre. Alessandro Petaccia, emozionato? Emozionatissimo, è un onore partecipare e fare questa manifestazione, è sempre stato un mio desiderio già da piccolo. Poi ringrazio mia moglie e mio figlio che mi sono stati sempre vicini. Antonio Liberatore, cosa significa per te far parte di questa quadriglia? Per me è un onore, un'esperienza bellissima, è la prima volta e niente, non si può spiegare, un'emozione che possiamo capire solo noi che facciamo parte della confraternita, questo tipo di emozione così forte. Carmine Di Cintio, è arrivato anche per te questo momento tanto atteso? È la prima volta e tanti sacrifici, che è un onore per me, non ho parole perché sono troppo emozionato, è la prima volta, me te li dico, ma l'ho proprio pregato che mi uscisse e mi è uscito, quindi sono contento. I sorteggi per la processione di Pasqua, svoltisi nella chiesa di Santa Lucia, sono stati condotti dal commissario della confraternita di Santa Maria di Loreto, Pietro Ciccarelli, dopo l'introduzione di Don Gilberto Usquategui.